Presentato stamane al Campidoglio a Roma il progetto Erasmus più 2021-2027, il progetto voluto dalle autorità nazionali e dalle agenzie nazionali INDIRE, INAP e Agenzia per i Giovani, presenterà stamane i risultati del ciclo precedente e anticiperà le novità per i prossimi anni riguardanti mobilità, partecipazione e cooperazione. Alla seduta di oggi presente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ministri dell'istruzione, dell'università Bianchi e Messa, il ministro per le politiche sociali e del lavoro Orlando, il ministro per le politiche giovanili Dadone, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Vezzani. Ministro, ci parli di questo progetto che vede protagonisti tutti gli studenti. Il progetto Erasmus Plus è un progetto che ormai è partito dal 1987, quindi è un progetto dei più forti della Commissione europea, dell'Europa in generale, perché ha permesso intanto ai ragazzi di crescere come cittadini d'Europa, cittadini del mondo, quindi questo è il grande apporto di Erasmus. Poi alle università di continuare a mantenere dei forti rapporti europei, internazionali, tanto che siamo arrivati adesso già all'ipotesi, no, non più all'ipotesi, ma alla realizzazione delle università europee. Quindi questo è veramente stato il segnare come conoscenza, formazione, didattica, giovani vanno al di là dei confini. Si sta parlando di nuove misure riguardo il contrasto del Covid, l'università rischia di ritornare in DAD oppure si proseguirà con le lezioni in presenza? No, continuiamo con le lezioni in presenza. Io per l'ennesima volta ringrazio tutti gli studenti che hanno fatto il vaccino e che ci hanno permesso di riaprire. Abbiamo, come sapete, siamo stati i primi a mettere l'obbligo del Green Pass anche agli studenti, non solo ai docenti, al personale, e questo è servito. Per cui adesso, per fortuna, le università, come sapete, fanno semestri, quindi siamo nel semestre, nella fine del semestre, quindi ci sono soprattutto esami e esercitazioni, poche lezioni, e potranno mantenere lo stesso standard che hanno usato negli ultimi mesi. In extremis, gli studenti universitari lamentano l'assenza di possibilità di lavoro immediatamente al termine del ciclo di studio. Che cosa si può fare per andare incontro alle loro esigenze? Da un lato dobbiamo stimolarli, sia i docenti che gli studenti, a intraprendere corsi di laurea che portino professioni che sono fra le più richieste, perché non è che non ci sia lavoro, ma ci sono lavori che restano senza la sufficiente offerta. Quindi le competenze STEM, le competenze digitali, siamo sempre lì, che io vedo sempre però unite a quelle umanistiche, perché comunque l'aspetto umanistico dirige il modo in cui usi le tecnologie, quindi è molto importante tenerle insieme. Dall'altro un grosso lavoro sulla impresa italiana per stimolarli ad assumere laureati, quindi essendo un paese fatto di tante microimprese, piccole imprese che a volte hanno bisogno di un personale più tecnico che non laureato, invece stimolarli ad andare verso l'innovazione e quindi assumere sempre di più i giovani laureati. Io credo che in realtà il progetto Erasmus, non appena la pandemia lo permetterà, riprenderà quanto se non più di prima. Perché comunque i giovani si muovono, continuano a volersi muovere, andare al di là delle barriere e delle frontiere. L'Europa, come si è detto l'ultima volta, è diventata anche più rafforzata la visione dell'Europa in Italia, non solo dell'Italia in Europa, ma anche dell'Europa in Italia. E quindi credo che questo servirà a evitare di ritornare a delle barriere, non le vedo aumentate. Questa nuova amministrazione in che modo interverrà anche per risolvere i problemi legati anche alle strutture fatiscenti scolastiche, soprattutto su Roma? Noi abbiamo una sfida a 360 gradi. Per quanto riguarda le strutture, sicuramente facciamo i conti con un patrimonio di edilizia scolastica che ha assolutamente bisogno di un intervento serio, specifico, pluriennale e programmato, in questo senso sia con la nostra programmazione ordinaria e mettendo ordine nella programmazione ordinaria, sia anche avvalendoci delle risorse che mette a disposizione il PNRR, abbiamo intenzione appunto di darci da fare e progressivamente di costruire interventi che diano maggiore qualità alle nostre strutture scolastiche. Ma intanto questa è una giornata importante.
importante perché ci permette di mettere a tema questa grande risorsa e opportunità che è il programma Erasmus Plus. Noi abbiamo intenzione di implementarlo coinvolgendo anche soggetti, lavoratrici, lavoratori dell'amministrazione, in particolare dei servizi educativi e scolastici, lavorare di concerto con le scuole perché anche gli studenti e le studentesse delle scuole siano coinvolte. Insomma, mettere in atto, in campo, un processo che favorisca e solleciti la possibilità di avvantaggiarsi di un programma che già è famoso in tutto il mondo, che già costruisce ricchezza e amicizia fra i popoli. Più complessivamente noi intendiamo guardare a Roma come una grande capitale che possa lanciare anche un messaggio all'Italia, quella in cui si dice che l'Italia non è un paese da cui fuggire, è un paese in cui arrivare. Ecco, ci interessa che lanciare anche un messaggio alle generazioni più giovani, il messaggio che questo appunto è un paese in cui possiamo stare, costruire tutte le possibilità perché soprattutto le più giovani, i più giovani trovino qui le opportunità che spesso sono andati in questi anni anche a cercare altrove.